Passiamo alla macro categoria HR. Il premio è quello di HR Team dell'anno Pharma. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per la costante promozione della diversità e della parità professionale, considerate come un valore aggiunto e un patrimonio da preservare, per consentire a ogni dipendente di realizzare il proprio potenziale e l'impegno di ciascuno in favore del successo comune. Andiamo a vedere a chi va il premio. The winner is Ipsen. Saluto in collegamento con me Alessandra Benevolo, HR Director di Ipsen. Alessandra, ben trovata, grazie per essere qui e complimenti. Grazie mille, grazie a voi, è un piacere. Ecco, un piacere, un commento insomma a caldo su questo riconoscimento anche relativamente magari al periodo, no, in cui viene assegnato. Un commento a caldo, a me fa molto piacere che il premio coinvolga tutto il team. Spesso capita che le cose si fanno tutti insieme e poi si evidenzia maggiormente il contributo di chi in qualche modo è un po' più esposto. Io sono molto fortunata e molto orgogliosa della mia squadra, delle persone che lavorano con me, e quindi è una soddisfazione, è tutto per loro questo premio. In questa fase devo dire che ce l'abbiamo messa veramente tutta per rimanere vicini ai nostri colleghi e credo che ci siamo riusciti. Certo, è molto bello insomma assolutamente sottolineare questo aspetto del team, a parte che il premio è proprio riferito all'HR Team dell'anno, però anche nella motivazione, così mi riaggancio anche a quello che abbiamo sentito, leggiamo proprio, insomma, per consentire, questo è uno dei punti che è stato messo in risalto, a ogni dipendente di realizzare il proprio potenziale e l'impegno di ciascuno poi in favore del successo comune. Quindi il singolo sicuramente in primo piano, ma poi anche il bene comune, quindi la collettività. Però sono due aspetti che non possono andare da soli, ecco. Ha assolutamente ragione, Ipsen è un'azienda meravigliosa, almeno per me sicuramente e anche per tanti miei colleghi con cui ce lo diciamo quotidianamente, e credo che la chiave di volta sia proprio il fatto di considerare le persone in quanto tali, oltre che i professionisti. Quindi tutti hanno un valore, tutti hanno il diritto di essere ascoltati e di essere coinvolti. Chiaramente, essendo un'azienda, ci deve essere un fil rouge, quindi poi, come dire, la partecipazione, i contributi di tutti quanti vanno indirizzati verso un obiettivo comune. Ma l'attenzione e la valorizzazione alla persona per noi è un driver imprescindibile. Infatti abbiamo letto proprio la parità professionale, no? La promozione della diversità e della parità professionale, una sorta di patrimonio da conservare. È significativo perché effettivamente insomma non è poi così scontato ed è bello quando invece si verifica, ecco. Sì, il tema è proprio quello di non ragionare per categorie, ma di ragionare dando spazio ai contributi di tutti. Ecco, assolutamente. A questo punto io non posso far altro che ringraziare lei per essere intervenuta, ma soprattutto ringraziare e fare i complimenti a tutto il suo team, riporti naturalmente anche insomma vis-à-vis e a viva voce queste mie parole, ma poi insomma avremo modo magari di conoscerli tutti strada facendo. Intanto complimenti ancora a Ipsen e grazie Alessandra. Grazie a voi.